Benvenuti o bentornati su FantaPolen, benvenuti ai promossi e bocciati per il fantacalcio della 14ª giornata di Serie A. Quindi io ho visto 8 partite su 10. Le uniche che non ho visto sono state Sampdoria, Verona e Milan Sassuolo. Quindi delle altre 16 squadre che ho visto questa settimana vi vado a pescare 5 promossi e 5 bocciati. Quindi giocatori che secondo me meritano maggior considerazione e giocatori che invece vanno un po' rivalutati. Vado però a pescarvi giocatori non palesi. Cioè Mertens, non ve lo vado a citare perché è ovvio che è un super promosso che con l'infortunio di Osimhen diventa titolare, è il centravanti del Napoli, ha fatto una doppietta clamorosa contro la Lazio per qualità dei gol, eccetera, eccetera. Cioè, è inutile, io nel mio video voglio darvi un contenuto che magari da altre parti non trovate o che non trovate da soli perché nella partita di Mertens l'hanno vista tutti. Quindi vi vado a citare 5 giocatori un pochino più sotto traccia, che secondo me meritano maggior considerazione, e 5 giocatori che invece non stanno facendo un bel campionato, potrebbero fare ancora peggio, eccetera, eccetera. Quindi questo è quello che vi andrò a dire. Partiamo dai promossi: due difensori, due centrocampisti e un attaccante. Allora, primo difensore promosso è Vasquez del Genoa. Shevchenko cura molto la fase difensiva, infatti già in queste prime due partite si è visto un miglioramento della fase difensiva del Genoa. Vasquez è stato il più positivo di queste due partite, è stato molto positivo contro l'Udinese, un muro difensivamente parlando, è un difensore tosto, arcigno, sudamericano. Se giocate con fantacalcio.it e i pagellisti di fantacalcio.it, sto genere di giocatori piacciono molto, quindi il 6 e mezzo è quasi assicurato. E se secondo me è svincolato in molte leghe, potete provare a prenderlo. E se lo schierate con il modificatore difesa nelle partite giuste, potrebbe rivelarsi una bella sorpresa. Quindi Vasquez è il primo promosso. Il secondo è sempre un difensore dello Spezia ed è Arkadiusz Rzeca, che ha giocato la sua prima partita a titolare quest'anno, visto che è stato infortunato praticamente 3 mesi. Però appena è rientrato disponibile, Thiago Motta l'ha schierato subito titolare nella difesa 4 e ha dirottato bastoni a centrocampo. Rezza è forte, lo si è visto già con la maglia della Spal e poi del Crotone. Giocatore molto offensivo, che ha un bel cross, che cerca spesso anche la conclusione, che può portarvi delle soddisfazioni a livello di bonus e che si è già visto anche contro il Bologna nei primi 20-25 minuti. Rezza era immarcabile. Poi la condizione atletica l'ha un po' abbandonato ed è calato con il proseguire dei minuti, però è un giocatore che se sta bene veramente può fare la differenza negli scontri diretti che lo Spezia dovrà affrontare. Quindi Rezza, attenzione, perché se è stato infortunato 3 mesi probabilmente non se lo fila nessuno nelle vostre leghe, invece è un giocatore molto interessante, tenetene di conto. Andiamo ai centrocampisti. Allora, il primo è dell'Empoli, è Zurkowski. Zurkowski ha giocato titolare contro la Fiorentina, si è fatto male a fine primo tempo, è uscito infortunato, ma un infortunio per una contusione, perché in una scivolata ha picchiato contro un tombino e si è fatto male a un muscolo, credo, e non riusciva più a muovere bene la gamba, però non credo sia niente di compromettente per le prossime giornate. Quindi Zurkowski, secondo me, sta scalando le gerarchie di Andrea Zoli, sta trovando sempre più spazio, è un giocatore che ha un bel tiro a fuori area, è un giocatore tecnico, è un giocatore che si inserisce molto, quindi è un giocatore che può fare bonus. Ed è un giocatore che gioca in una squadra che è libera, tranquilla di testa perché ha una classifica iper positiva e che quindi andrà a giocarsela a viso aperto con tutti. Poi se l'Empoli perde 4-1 ma Zurkowski vi fa assist, voi siete contenti. Quindi Zurkowski secondo me è un buon pezzo per il centrocampo, un buon sesto slot, quinto slot che all'occorrenza potete anche schierare. E poi vado a promuovere un altro giocatore che invece è nell'abisso ma che secondo me sta dando dei cenni di rinascita, che è Zaniolo. Zaniolo io l'ho visto molto bene contro il Torino, ho visto degli strappi importanti da Zaniolo, vedo ha cercato il gol un paio di volte, ci è andato vicino. Zaniolo non è più lo Zaniolo di 2 stagioni fa, quello devastante che stava sorprendendo un po' tutta la Serie A, non è più quel giocatore, però ogni tanto qualche lampo di quel giocatore si vede e io almeno l'ho visto, quindi per me Zaniolo è un promosso perché è un giocatore che sicuramente viene considerato pochissimo nelle varie leghe di fantacalcio perché in queste 14 partite 0 gol e 0 assist, però complice anche l'infortunio ai Pellegrini secondo me avrà sempre più spazio, sta migliorando di condizione, sta migliorando di fiducia e quindi secondo me Zaniolo potrebbe essere una sorpresa per il girone di ritorno. Ultimo promosso è un giocatore che non ha giocato nella 14ª giornata, ma io ve lo vado a promuovere perché è un giocatore su cui io punto tanto, che è Sanabria
del Torino, giocatore che ora, con l'infortunio di Belotti che ha praticamente concluso il suo 2021, rientrerà ad anno nuovo. Sanabria sarà titolare inamovibile nell'attacco del Torino. Il Torino è una squadra che attacca molto, è una squadra molto dinamica, molto frizzante, con Brecalo, Praet e Pobega in particolare, ma poi anche gli altri giocatori contribuiscono molto alla manovra offensiva. E Sanabria è un bel finalizzatore ed è un giocatore molto, molto bravo anche a livello tecnico, di sponda nel fraseggiare con i compagni. Quindi per me Sanabria è un promosso indiretto, cioè non ha giocato, ma la sua quotazione, la sua credibilità fantacalcistica, secondo me, con l'infortunio di Belotti è schizzata alle stelle, perché giocherà per un mese abbondante titolare, farà molto bene secondo me, e Belotti, quando rientrerà dall'infortunio con il mercato di gennaio aperto, ci sta anche che venga ceduto, o se non viene ceduto rimane per altri 6 mesi e poi se ne va a zero, e magari Sanabria si conquista il posto a titolare. Tenetene di conto. Andiamo ai bocciati. Nei bocciati ho fatto un portiere, due difensori e due centrocampisti. Allora, il portiere, e mi duole bocciarlo, ma è Cragno che ha fatto una mezza papera contro la Salernitana. Gioca in una squadra che molto probabilmente retrocederà, o comunque arriverà sicuramente nelle ultime 5. Ecco, il Cagliari lo vedo veramente male quest'anno. Allenato da un allenatore, Mazzarri, che gioca solo difesa, e prende tanti gol. Prende tanti gol. Subisce anche tanti tiri, e quindi c'è la possibilità, per chi gioca col modificatore, che magari prenda un 7-2, che per il modificatore può essere utile. Però prende tanti gol, non è più il Cragno, l'uomo Cragno che abbiamo conosciuto 2 stagioni fa in particolare, ma anche l'anno scorso era molto affidabile. È peggiorato molto quest'anno, anche contro la Salernitana praticamente 0 tiri in porta, alla prima conclusione ha fatto una mezza papera. Quindi secondo me non è più molto affidabile Cragno, e quindi io ve lo vado a bocciare. Andiamo ai difensori. Allora, il primo è Acerbi della Lazio, che contro il Napoli è stato annientato come tutti i suoi compagni. Insomma, il Napoli ha completamente travolto la Lazio. Però Acerbi, io più di una volta nei miei video post partita l'ho accennato al fatto che secondo me Luis Felipe sta conquistando un po' la leadership dietro. Cioè, molto spesso Luis Felipe gioca meglio di Acerbi. Questo io l'ho notato. E poi Acerbi ha un certo background, un certo curriculum che gli permette di prendere i 6,5 a caso in alcune testate, perché si chiama Acerbi. Però le sue prestazioni non sono più uno stendardo della sicurezza dell'autorità in difesa. Non è più così, è un giocatore un pochino più incerto. È un po' più incerta tutta la Lazio lì dietro. Gioca nella difesa a 4, che lo mette un pochino più a disagio. Quindi per me Acerbi è un bocciato. Gode di tantissima credibilità, potete darlo via per qualcosa di meglio, secondo me. Il secondo difensore vado a bocciare, un altro difensore che è molto considerato e che secondo me vive una situazione simile a quella di Acerbi, cioè Milenkovic. Milenkovic, che a fianco a un Quarta che sta crescendo di partita in partita e che sta prendendo la scena. Quarta gioca quasi sempre meglio di Milenkovic. E Milenkovic è molto bravo nel gioco aereo, cioè anche contro l'Empoli è andato vicino al gol 2 volte, avrebbe potuto portarvi un più 3. Però difensivamente ne sta facendo tanti di errori, anche gravi, che poi portano il 5 in pagella. Ha già preso anche un cartellino rosso. Insomma, Milenkovic quest'anno non sta facendo una bella stagione. Secondo me le premesse non sono ottime per proseguire migliorando. Secondo me continuerà con questo trend, quindi Milenkovic lo potete dar via. Andiamo ai due centrocampisti. Allora, uno è del Venezia ed è Busio. Allora, Busio secondo me è un ottimo centrocampista, mi sembra sia un 2002, una roba del genere. Giovanissimo e fortissimo, è un giocatore su cui io, da tifoso della Fiorentina, investirei, mi piacerebbe vederlo a Firenze. Si è adattato al calcio italiano a una velocità impressionante, è un bellissimo giocatore Busio, però non è un giocatore a fantacalcio, secondo me, perché è un po' un Amrabat 2.0. È un giocatore che è molto difensivo, che raramente va avanti, quindi non vi porta praticamente mai bonus, fece gol contro il Cagliari all'ultimo minuto con un tiro deviato, ma è un giocatore che non si spinge avanti, quindi bonus non ve ne porta. Vi porta tanti gialli, vi porta tanti 6, 6,5, però è un giocatore che, siccome è un pochino, diciamo, è l'under 20 più apprezzato in Italia, ci sta che
che abbia una considerazione più alta di quello che realmente vale, quindi potete magari darlo via. L'ultimo bocciato è un altro della Fiorentina ed è Jack Bonaventura, giocatore pompatissimo da molte testate, da molti esperti di fantacalcio. Perché? Perché è un altro giocatore che ha un background di un certo tipo come Bonaventura, un giocatore come Acerbi, un giocatore che ha fatto tanti gol e tanti assist in carriera, ma che da quando è arrivato a Firenze praticamente in zona bonus non si è mai visto. Quest'anno pochissima roba per lui, mi sembra un gol e un assist, no, due assist. Un gol e due assist, una roba del genere, però è imprescindibile, gioca tutte le partite. E quando la Fiorentina gioca contro una piccola, tra virgolette, del nostro campionato, secondo me la tentazione di metterlo in campo viene a tanti fantallenatori per poi trovarsi un 6 o un 6 meno 0,5, cose di questo tipo che poi alla fine fanno rimpiangere la scelta fatta. Quindi secondo me Bonaventura potete cederlo per giocatori più interessanti, per dirvene uno a caso, Lazovic, o per dirvene un altro, Svanberg. Sono giocatori molto più interessanti di Bonaventura, che secondo me faranno un campionato migliore a livello di bonus. Bene, questi sono i miei promossi, i miei bocciati. Vi faccio un recap generale. Allora, promossi: Zurkowski dell'Empoli, Vasquez del Genoa, Rezza dello Spezia, Zaniolo della Roma e Sanabria del Torino. I bocciati sono Cragno del Cagliari, Milenkovic della Fiorentina, Acerbi della Lazio, Busio del Venezia e di nuovo Bonaventura della Fiorentina. Questi sono i promossi bocciati della 14ª giornata. Ci vediamo al prossimo video, che sarà quello dei consigli per la 15ª giornata del Fantacalcio, che inizia già martedì. E poi ci vediamo ai video post partita tradizionali, di partita in partita. Ciao a tutti!